Ben ritrovati o benvenuti sul mio canale, qui è Mr. Skilltech e oggi siamo in un nuovo video. Nel tutorial di oggi andiamo a vedere come eliminare i bordi neri da un video in modo semplice e gratuito. Avevo già fatto questo video in passato, ma ho deciso di farne una nuova versione per renderlo appunto più aggiornato e anche per risolvere alcune problematiche che mi sono state segnalate da alcuni iscritti. Andiamo quindi subito a vedere il problema. Il problema sorge quando andiamo a salvare un video realizzato filmato in 16 noni in 4 terzi, quindi andando a cambiare quello che è l'aspect ratio, cioè il rapporto tra le dimensioni della larghezza e della lunghezza del video durante il salvataggio del filmato. Se andiamo ad aprire Movie Maker, infatti, aggiungiamo un video e andiamo nella sezione progetto, se invece di mettere widescreen mettiamo standard, il nostro video verrà salvato con delle bande sopra o sotto che renderanno appunto la schermata più piccola. Quindi, una volta salvato il nostro filmato, ci renderemo conto che non è come desideriamo. Quindi, per modificarlo utilizzeremo Avidemux. Andiamo a vedere il video per vedere i problemi che sono sorti. Potete vedere che sono presenti queste bande al di sotto del video. Per rimuovere le bande, andiamo a scaricare Avidemux. Quindi andiamo su Google Chrome, il vostro browser di fiducia, e cerchiamo Avidemux. Andiamo sulla pagina principale, questo è il sito ufficiale, e dobbiamo andare su Downloads, qui a lato. Andiamo successivamente su Windows e clicchiamo su FOSS Hub in corrispondenza della versione a 64 bit, questa qui sotto. Clicchiamo su Avidemux 64 bit Windows Installer. E a questo punto il file sta venendo scaricato. Ora andiamo ad avviare la configurazione di Avidemux cliccando su successivo, di nuovo su successivo, scegliamo di installare solamente il programma, accettiamo i termini di licenza, andiamo su successivo, proseguiamo e a questo punto ci viene chiesta la password per apportare modifiche al nostro dispositivo. Questo è un tutorial molto utile che vi consiglio di andare a vedere se volete migliorare la sicurezza di Windows 10, di cui vi lascio il link qua sopra. Ora il programma sta venendo installato e cliccando su fine andiamo a cercare Avidemux e questa è la schermata principale, che non è cambiata troppo nel corso degli anni e che è molto simile a quella che abbiamo visto nel precedente tutorial. Andiamo ad aprire il nostro filmato. Questo è il nostro filmato e quello che dobbiamo fare è andare a modificare i parametri di output del video e dell'audio e anche il contenitore dell'output. Quindi su output video inseriamo MPEG 4 AVC, su output audio scegliamo MP3, su contenitore output scegliamo MP4 Muxer. E a questo punto quello che dobbiamo fare è cliccare su filtri in corrispondenza di output audio e andare a selezionare lo strumento crop. Lo strumento crop si trova nella sezione trasforma, crop filter, andiamo a fare doppio clic e quello che dobbiamo fare è andare ad aggiustare, a rimuovere le bande nere al di sopra del video. Quindi dobbiamo aumentare i valori di alto e di basso. Quindi inseriamo un valore circa 130, dovrebbe andare bene, 135, lo stesso dal basso, e a questo punto una volta che abbiamo finito clicchiamo su ok. Guardiamo l'anteprima e assicuriamoci che durante tutta la durata del video sia a posto, perfetto. Di conseguenza possiamo cliccare su ok, clicchiamo su chiudi e una volta fatto questo dobbiamo salvare il nostro filmato, quindi clicchiamo su salva, selezioniamo filmato come MP4 e clicchiamo su salva. Il video è stato salvato con successo, ora andiamo ad aprirlo per vedere se le modifiche sono state effettuate. Filmato.mp4 e come potete vedere con il nostro filmato il nostro filmato non ha più le bande nere ed è a 16 noni.
Questo video finisce qui, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, ma soprattutto ad iscrivervi al canale e visitare la pagina Facebook, per fare in modo che altri video escano sul canale. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è stato d'aiuto e se ne vorreste altri. Quindi grazie a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.